Siamo con Anna Maria Tammaro, che è docente del corso di Biblioteche Digitali presso la Università di Parma. La professoressa Tammaro si occupa da almeno un ventennio di problemi legati all'insegnamento a distanza. Ecco, e quindi con lei parliamo di questo argomento che in questo periodo ovviamente è di grande interesse per tutti. Io direi che possiamo partire intanto da una prima questione. Quanto contano le dotazioni informatiche e quanto conta l'infrastruttura di rete per poter parlare in modo serio di percorsi di didattica a distanza? Sicuramente è importante, ma non sufficiente. È importante, l'abbiamo visto molto bene durante l'esperienza del lockdown, sono venute fuori queste problematiche sottostimate, sia la connessione, sia la disponibilità di avere un dispositivo da parte di tutti gli studenti. La didattica a distanza però si è evoluta da un approccio molto tecnocentrico, che era quello iniziale, a un approccio antropocentrico. Quindi ora si parla di digital divide, inclusione sociale, inclusione di tutti. E questo significa appunto che noi dobbiamo considerare la didattica a distanza come un ecosistema, un'altra parola che si usa, o addirittura nel mio corso usiamo il socio-technical system, sistemi socio-tecnologici. Ecco, però da quanto io comprendo, da quanto capisco, non c'è solo un problema di strutture, di mezzi e di infrastrutture. Ci sono forse anche delle condizioni organizzative che contano per poter realizzare dei buoni percorsi di didattica a distanza. È così? Sicuramente. Rispetto al contenuto ci sono due concetti che sinteticamente mi piacerebbe definire, che vengono spesso sottovalutati anch'essi. Uno è l'instructional design o disegno pianificato, strutturato dei corsi, e l'altro è il riuso. Rispetto ai contenuti, la didattica a distanza si è concentrata sugli oggetti di apprendimento, si chiamano, che sono molto strutturati. La struttura è data dalla pedagogia, non dalla tecnologia. Per esempio, questa tecnica di pianificare il disegno dei corsi è legata all'interazione e la partecipazione, la motivazione, due elementi fondamentali per gli studenti di ogni ordine e grado. Il riuso anche è molto interessante, i finanziatori sono molto interessati all'open education, il fatto di poter riutilizzare singoli oggetti anche in corsi normali, sia in presenza che a distanza, oggetti che contribuiscono a migliorare l'apprendimento. Senti, c'è una questione sulla quale si discute, si dibatte molto nella scuola, ma anche fra gli esperti. Il problema della piattaforma da utilizzare. C'è chi sostiene che la piattaforma dovrebbe essere unica, anzi dovrebbe essere gestita direttamente dal Ministero dell'Istruzione o comunque da un ente governativo. Tu che cosa ne pensi a proposito? Io sarei favorevole a questa iniziativa. Io faccio parte dell'Open Education Italia e il professor De Meo, che è del Politecnico di Torino, ha sviluppato proprio una piattaforma che ha messo a disposizione di tutte le scuole. Il problema, non è soltanto economico, ma è soprattutto un problema di privacy. Soltanto se il ministero possiede letteralmente la piattaforma può tutelare dalla privacy sia gli studenti che i docenti. Questo garanzie con le ottime, pur ottime piattaforme che abbiamo anche gratuite come Google Classroom, Meet, anche lo stesso Zoom. Non c'è, ci sono stati, ad esempio, per Zoom recentemente dei problemi. Quindi sarebbe ottimale avere una piattaforma ministeriale. Senti, c'è questo problema su cui tu hai grande esperienza,
che riguarda appunto il lavoro che concretamente gli studenti possono fare usando strumenti di didattica a distanza. Certamente tu hai a che fare con studenti universitari che quindi hanno un certo grado, una certa capacità di gestire in autonomia la propria attività, il proprio studio. Così non è per gli studenti più giovani, soprattutto quelli dei primi anni delle scuole superiori. A tuo parere, come si può ovviare a questo problema? Cosa si può fare per incentivare l'autonomia degli studenti e per recuperare questa mancanza di autonomia sicuramente degli studenti più giovani? Sì, io penso che la parola che definisce la creatività dei docenti è molto legata a quello che prima parlavo dell'instructional design. Noi abbiamo un concetto di Keller che si chiama ARSH. Per gli studenti, anche quelli universitari, dobbiamo avere A che sta per attenzione, R che sta per rilevanza, rispetto a quello che devono capire che interessa, e C che è per confidenza. Gli studenti devono avere un feedback che li gratifica, che devono sapere che ce la fanno. S sta per satisfaction, alla fine soddisfazione. Ecco, io penso sempre a queste quattro lettere per cercare di inventare modi per migliorare l'interazione, e sicuramente ci sono tante possibilità. Ci sono i giochi attualmente, c'è i wiki, ci sono anche le flipped classroom che li rendono più partecipi, e altre bisogna pensare che la piattaforma va soprattutto vista non come un deposito di contenuti, ma per l'utilizzo comunicativo, e aumentando il feedback. Tra l'altro, la piattaforma, se è asincrona, non dura solo il tempo della lezione, dura tutta la settimana fino alla prossima lezione. Quindi ecco, qui c'è tutta la creatività del docente, il suo valore in più. Con gli studenti più giovani, per esempio con i ragazzini di scuola secondaria di primo grado, ma probabilmente anche con quelli un po' più grandicelli, è anche molto importante puntare sul lavoro di gruppo, sulla cooperazione. La didattica a distanza sembra un po' la negazione di tutto questo, o no? Io penso che all'opposto dà molte altre possibilità che prima non c'erano. E intanto molte piattaforme hanno la possibilità di fare room separate per il lavoro di gruppo, e queste sicuramente vanno utilizzate. Ma anche se non si hanno queste possibilità tecnologiche, è sempre possibile organizzare un lavoro di gruppo, e in particolare dare delle capacità aggiuntive agli studenti, per esempio per l'information literacy, saper trovare l'informazione in rete, esplorare la rete, esplorare dei contenuti, approfondire in gruppo. Questo quindi fa parte di quel valore aggiunto che possono dare le tecnologie, migliorare l'interazione sociale. Dicevo che la didattica a distanza è molto orientata su questa possibilità di apprendimento sociale, e quindi è una da molte possibilità in più. C'è una questione che sta molto a cuore ai docenti di scuola secondaria, perché pone qualche problema, ed è il tema della valutazione degli alunni. Come si può avere una valutazione attendibile all'interno di un sistema di didattica a distanza? Non ci sono dei rischi? Io direi, prima di tutto, c'è un approccio filosofico a questo problema, nel senso che io mi fido molto degli studenti. Nella prima lezione spiego la loro responsabilità e le mie responsabilità, e sicuramente loro sono gli artefici maggiori del loro apprendimento. Quindi io punto molto sull'autovalutazione. L'autovalutazione significa, dal punto di vista della didattica a distanza, anche quiz o anche proprio delle domande riflessive che vengono fatte anche durante la lezione, interrompendo, quindi migliorando l'interazione. Il feedback poi rispetto ai compiti non è diverso da quello che si fa in presenza.
Quindi quando c'è il feedback del docente è quello, però può essere più personalizzato oppure può essere condiviso con tutta la classe. C'è un rapporto più stretto, naturalmente c'è un carico di lavoro di più per il docente, però le possibilità ci sono di avere una continua comunicazione. E poi è molto importante la valutazione tra pari. Questa la tecnologia dà molte possibilità e questo migliora anche l'apprendimento di chi valuta. Quindi non crea competizione, anzi a volte forse c'è troppa collaborazione in una valutazione che è troppo sbilanciata. Però questo anche si insegna come si valuta, se fa parte del corso, fa parte dei contenuti. Quindi direi che c'è molte possibilità e poi attualmente io sto facendo ricerca sui Learning Analytics insieme ai colleghi nel Dipartimento di Ingegneria. E questo mi sembra che possa aprire notevoli prospettive, esaminando anche solo da un punto di vista per ora statistico il log dell'accesso degli studenti. Senti, ovviamente tutti noi ci auguriamo che questo periodo emergenziale prima o poi finisca, anzi finisca più prima che poi. Una volta finito questo periodo di emergenza, torneremo a fare scuola come prima, finalmente, o no? Io spero che questa esperienza abbia arricchito e ci siano delle lezioni che abbiamo appreso e non sia solo un'accelerazione tecnologica, abbiamo capito le possibilità. C'è un articolo che ho trovato, tra l'altro un preprint sull'Esercitate, di Carlo Giovannella, che ha fatto un'analisi durante il Covid dei docenti dell'università e dei docenti delle scuole. E in questo articolo è interessante due aspetti. Il primo è che lui, comparando, ha detto che i docenti delle scuole hanno lavorato molto di più dei docenti dell'università. Il loro carico di lavoro è molto aumentato, mentre per i docenti dell'università, anche se è stata una didattica trasmissiva, non è cambiato molto. L'altro aspetto interessante è che i docenti dell'università sono molto propensi a continuare con la formazione a distanza, mentre nei docenti delle scuole ci sono, lui dice, molti preconcetti, quindi non perché ci si basa sull'esperienza, ma perché si ha un giudizio emotivo. Ecco, io mi auguro che tutti i docenti dell'università, i docenti delle scuole facciano ricerca sull'esperienza che abbiamo fatto, cioè analizzano veramente senza fuorviazioni, fuorviamenti, quello che è stato in buono o in cattivo, per arrivare a un giudizio oggettivo. Sicuramente io sono di parte e io sinceramente mi auguro che questa accelerazione serva a prendere finalmente il via. Per me non è un'accelerazione, è un colmare un piccolo, poco poco, un ritardo che c'è di Senti, 20 anni. l'ultima domanda, l'ultimo problema, ma forse non è l'ultimo, il tema della formazione dei docenti. Quanto è importante la formazione dei docenti in questo ambito, sempre per poter avere dei buoni percorsi di didattica a distanza? Certo, essendo all'università io vedo urgente la formazione iniziale, quindi inserire la didattica a distanza o proprio la didattica come pedagogia usando tutte le tecnologie possibili a livello universitario. Questo è veramente urgente per colmare il ritardo. Naturalmente tutti i docenti, penso che sia importante il training che già c'è. Che debbano conoscere queste tecnologie, anche perché conoscendole può forse diminuire questo giudizio preconcetto. Possono capire invece le possibilità per una didattica antropocentrica attraverso le tecnologie più vicina, che tra l'altro è dimostrato può essere anche individualizzata, personalizzata, risolvere certi problemi di handicap. E quindi sì, sicuramente la formazione è importante. Bene,
Ringraziamo la professoressa Anna Maria Tammaro per queste sue interessanti considerazioni e vediamo che cosa ci riserverà il futuro. Il futuro sta nelle tecnologie, professoressa? Vogliamo chiudere con una battuta su questo? Il futuro sta nelle persone, in particolare sta nel migliorare l'apprendimento. Io sono molto ottimista. Grazie ancora, professoressa. Grazie tante, grazie.